vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. C'è una bevanda per tutti che unisce i sapori e le tradizioni d'Italia. Per lei che cerca il sole nelle giornate più buie. Per te che ami la natura ed il suo gusto unico. Per voi che con quattro risate ed una chitarra create la felicità. Dal profondo sud della Calabria nasce una bevanda dal gusto inconfondibile che è fatta per ognuno di noi, per tutti, per te. Bergotto. Parisi Fashion sfila la moda. Stile da femme fatale, look casual chic e note vitaminiche. Scopri con noi i capi e gli accessori della prossima stagione calda. Colori brillanti, linee vaporose e tanta voglia di fantasia, di dettagli vistosi. Le collezioni per la primavera-estate 2018 viste sulle passerelle. Parisi Fashion sfila le migliori marche. La camiceria Mastai Ferretti, la giubbotteria di Canadians, Alviero Martini, Siviglia, USA Polo, Desigual, Mind Twin, Lucky Lou, Crizia, Diana Gallisi, le borse Gattinoni e Save My Bag. Parisi Fashion sfila la moda in corso Vittorio Emanuele 22 a Siderno. Porque mi cintura necesita tu ayuda, non lo tengo en las venas. Studio Polimedica del dottor Giuseppe Fortugno è un centro medico per la cura dell'obesità e del sovrappeso, specializzato nella prevenzione delle malattie metaboliche. Polimedica, grazie al proprio team di professionisti di altissimo livello e a una struttura moderna, accogliente e funzionale, offre numerosi servizi personalizzati e con standard di qualità elevata. Nutrizione e dietologia, con medico specialista, diabetologia, endocrinologia, ecografia, chirurgia dell'obesità e psichiatria. Inoltre pacchetti personalizzati per famiglie e per pazienti che effettueranno più visite. Studio Polimedica, Corso Garibaldi 277, Siderno. Polimedica, qualità ed efficienza al tuo servizio. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini, ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere.
E mercoledì 22 agosto, puntualissimi anche oggi per la rassegna stampa di Telemia con tutti i fatti del giorno, importantissimi soprattutto in primo piano la gita mortale con il bilancio definitivo, in tutto 10 vittime, 11 ferite e 23 salvate. Poi le dimissioni a sorpresa del sindaco di Ardore Grenci, sembra per motivi di salute, faremo il punto poi nelle pagine della Locride, ci occuperemo anche dei temi della politica e soprattutto della cronaca giudiziaria. Ma andiamo con ordine, subito è il momento di occuparci di prima pagina, il quotidiano del Sud che si occupa della tragedia avvenuta nel Pollino, la tragedia dei bimbi rimasti soli, vedete questo è il titolo, un soccorritore subito dopo aver salvato una bambina dalla furia di acqua e fango, 10 morti sul Raganello ritrovati vivi, i 3 dispersi, Derasis, l'angelo di Rigopiano, l'unico calabrese tra le vittime. Poi il ministro Costa in visita a Civita, siamo stanchi di piangere morti, polemiche intanto sulle escursioni, in arrivo i primi avvisi di garanzia e poi la testimonianza di una soccorritrice, ho recuperato il primo cadavere. Analizzeremo tra poco tutte le notizie relative a questa tragedia avvenuta sul Pollino. Andiamo avanti, le altre notizie di oggi, Reggio Calabria, la raccolta fondi modello Falcomatà, in retroscena e i particolari della 3 giorni di dibattito organizzata in piazza dal sindaco. A consiglieri che non si sono defilati, il sindaco consegna blocchetti con biglietti da 2,5 euro. Ancora vedete qui, staffetta per Riace, la burocrazia e la volontà di fare. Lasciamo la prima pagina del quotidiano del Sud, subito Gazzetta, vedete il titolo sempre in primo piano, morte sul Pollino, 10 vittime, 2 eroi e Chiara, ritrovati 3 dispersi, erano in un campeggio nel Potentino, 11 feriti, la protezione civile ignorata l'allerta gialla. Il soccorritore che ha tratto in salvo la bambina di 10 anni, non dimenticherò mai i suoi occhi. Vedete qui ancora angeli del fango in queste foto, la piccola Chiara viene portata in salvo e ancora vedete tutto quello che è accaduto in questa tragedia nel Pollino. Andiamo avanti con le altre notizie, subito taglio alto, titolo sottotestata Vibonese, esplosione, muore un operaio, Carmine Giacoia, 51 anni, lavorava in un cantiere ferroviario a Gioppolo, la ditta stava effettuando interventi di contenimento su un costone. E ancora Nicotera, delitto in spiaggia, le fasi riprese dalle telecamere, l'omicidio di Francesco Timpano. Per quanto riguarda Spalla, gli occhielli di Reggio e province ci portano nella città dello Stretto, molte strade ripulite da tonnellate di rifiuti. Santo Femmia, un ordigno invece danneggia un laboratorio di analisi e qui appare il sindaco della città di Locri, Giovanni Calabrese, giornata storica, Locri, sì al piano strutturale comunale. Lasciamo anche Gazzetta delle Sud e completiamo questo rapidissimo giro su quelle che sono le notizie di prima pagina, storie di speranza e dolore tra le gole del Raganello in primo piano, la tragedia sul Pollino e poi il dolore lucido di Mario Congiusta, oggi l'ultimo saluto della città di Siderno a Mario Congiusta, morto qualche giorno fa. Storie di speranza e dolore tra le gole del Raganello e poi sempre la tragedia del Raganello in primo piano, parla il padre di una delle vittime. Andiamo avanti per quanto riguarda le altre notizie, in primo piano lo sport, Coppa Italia dilettanti, il turno preliminare di Coppa Italia slitta al 26 di agosto, tragedia sempre del Raganello, parla il padre di una delle vittime. Al via stasera invece il Gioia Tauro Film Festival, il Caolonia Tarantella Festival, la Caolonia entra invece nel vivo, un inizio elettrizzante che promette di accontentare tutti. Non ci sono altre notizie importanti, lasciamo tutte le notizie di prima pagina che abbiamo anticipato per quanto riguardava la nostra apertura di rassegna stampa che inizia con la prima parte, subito le pagine all'interno di Gazzetta del Sud per arrivare subito alle notizie che riguardano la Tirrenica, subito dopo Ionica e poi il regionale. Vediamo subito Villa San Giovanni, il debutto di Siclari, lavoriamo per dare risposte con concrete. Villa San Giovanni, il sindaco insediato il 7 luglio ha salutato la città durante la manifestazione a Cannitello, degustazioni, musiche e spettacoli in piazza.
piazza promossi dalla Prolocco. Vedete qui la piazza chiesa di Cannitello, gremita, mascheratura della variante al rifacimento del lungomare, le priorità indicate dal primo cittadino di Villa San Giovanni. A Cosoleto, giochi pirotecnici con furto di scooter, un sedicenne arrestato dai carabinieri del gruppo di Gioia Tauro, deferite 7 persone, sotto sequestro 12 armi da sparo con 200 munizioni e 5 kg di marijuana. Andiamo a Bagnara, il distacco di una boa galleggiante riporta sotto la lente l'aria portuale. Il comune ha incaricato una ditta intervenuta con i sommozzatori. Da diversi mesi si attende che venga affidato l'appalto per la gestione. E ancora a Cosoleto la figura e il culto di San Rocco, l'arte per credere e capire. Convegno nel santuario diocesano di Cosoleto, dal restauro del 2015 della statua del santo all'iconografia nella piana. Alcune notizie in breve: la prima arriva da Scilla, il 24 al castello il premio Zagari. A Bagnara bambine recitano poesie dialettali. Proseguiamo sempre con Gazzetta del Sud, sempre nelle pagine della Tirrenica, che anticipano tra poco le notizie del comprensorio. Taurianova, due dibattiti, femminicidio e futuro della Calabria, e bomba in un laboratorio d'analisi, lo anticipavamo nei titoli di apertura. A Santo Eufemia d'Aspromonte un boato ha svegliato il rione, pezza grande l'ordigno esploso poco prima delle due di notte in via Principe di Piemonte. Nel corso della scorsa notte, quando mancavano una ventina di minuti alle due, una potente deflagrazione ha destato dal sonno di soprassalto tutti i residenti del rione Pezza Grande, venendo avvertita anche in quasi tutti i rioni del centro abitato. Ci sono in corso approfondite indagini su questo fatto di cronaca avvenuto a Santo Eufemio d'Aspromonte. A Polistena, una piattaforma per affermare la sinistra digitale, annuncio da parte del sindaco di Polistena Michele Tripodi. Ex alunni del classico di Palmi si ritrovano a 45 anni dal diploma. Gioia Tauro, la città del porto, diventa capitale del cinema. La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo ha aperto ieri sera il Gioia Tauro Film Festival. E qui il direttore artistico Jonas Carpignano. Andiamo avanti perché ci occupiamo ancora di Tirrenica con le notizie della Piana. Palmi, operazione Ares, oggi Cacciola davanti al Tribunale della Libertà. Per quanto riguarda la giudiziaria, Palmi, parco archeologico, a breve la convenzione per la gestione tra il comune di Palmi, la soprintendenza e la città metropolitana. Anche il complesso di San Fantino farà parte dell'accordo integrato. Proseguiamo. Rosarno, venerdì 31 agosto sarà inaugurato il teatro all'aperto. Progettato negli anni 90 e ultimato nel 2015, non è mai stato utilizzato. La struttura ospiterà una parte degli spettacoli dell'estate rosarnese. Palmi, parco archeologico, a breve la convenzione per la gestione, lo dicevamo già prima. E ancora sempre a Palmi l'approfondimento alla Casa della Cultura, il busto di Adriano. Il parco custodisce i resti delle civiltà succedutesi dal secondo millennio avanti Cristo. Andiamo ad occuparci di Ionica, iniziamo con Locri, la notizia che abbiamo anticipato in apertura. Varato il piano strutturale comunale, calabrese il sindaco, è una giornata storica, dice il primo cittadino locrese. Approvato dalla maggioranza il principale documento di programmazione, la minoranza abbandona l'aula, diritti violati, avvisati via WhatsApp. Adesso mancano solo le valutazioni di competenza della regione e della città metropolitana. Per quanto riguarda le altre notizie, ci spostiamo a Melito. Assestamento di bilancio in consiglio comunale. A Locri il premio Moschetta, parla il molisano, ha vinto Lorella del Grasso. Il progetto, la nascita di una biblioteca nazionale dei dialetti. Vedete qui la giuria presente per questa iniziativa locrese. A Bovalino, festa di San Francesco, il comitato ringrazia, straordinaria presenza, ampiamente riuscita la festa di San Francesco, da molti
Anni non si vedevano in città tanti fedeli e visitatori. Montebello, farmacie rurali, adesione del comune. A Condofuro invece Acqua Iaria annuncia battaglia, noi esclusi dalla diga del Menta. Vedete qui Tommaso Iaria, il sindaco di Condofuro, soddisfatto del lavoro svolto, bilancio e programmi del primo cittadino. Tagliati fuori da un'opera che sfrutta anche le nostre risorse. È inaccettabile, dice il sindaco di Condofuro, che promette comunque battaglia. Motta San Giovanni, il consigliere Mallamaci all'attacco su Comunia. Vedete qui Domenico Mallamaci, il consigliere comunale. Non è stato dato seguito, dice, a una decisione dell'Aula. Silenzio inopportuno. Che fine ha fatto la Commissione? E questo il punto di domanda. Voltiamo pagina e soffermiamoci subito a pagina 35. Ancora temi del comprensorio Siderno. Grande commozione per la scomparsa di Mario Congiusta. Si celebrano oggi i funerali del noto e indomabile testimone di giustizia. Il vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Oliva, afferma: lottiamo tutti per la verità e avremo un mondo migliore. La morte lo ha colto 13 anni dopo l'omicidio del figlio Gianluca, rimasto senza colpevole. Qui Mario Congiusta è morto senza aver potuto conoscere la verità sull'omicidio di Gianluca, scrive così Aristide Bava in questo ampio servizio che ricorda tra l'altro Mario Congiusta. Bivongi, Ugo Franco sull'argomento, sull'ex provinciali, due ponti pericolosi, Stilaro, tante segnalazioni a vuoto, ponte Progresso, eccolo in questa foto, i pilastri sono ormai divorati dalla ruggine, sono il Progresso di Bivongi e la tettoia tra Stilo e Pazzano. E ancora, per quanto riguarda le altre notizie, a Caulonia Tarantella Festival si aprono le danze, avrà ufficialmente inizio questa sera infatti la 20ª edizione del Caulonia Tarantella Festival nel suggestivo borgo medievale, con le lezioni per quanto riguarda l'edizione 2018 del Caulonia Tarantella Festival. Le danni da ingiustizia, da ingiusta detenzione, risarcimento nei agli eredi, la sentenza della Cassazione sul caso di un imputato defunto. Ci spostiamo ancora a Locri, la giudiziaria in primo piano, i coimputati, ci sono solo le iniziali di CD Sallucchese, furono tutti assolti in via definitiva. Diverso esito sarebbe scaturito ove fosse stata accertata l'insussistenza dei fatti a lui addebitati. E ancora Gioiosa Ionica, ritmi di percussione, arte per l'accoglienza. Gioiosa Ionica Festival al via oggi, proprio nella settimana in cui si festeggia il santo patrono San Rocco. Siderno, Apiricena benefico organizzato invece dall'IMMICA. Vedete la cena per beneficenza, sono stati raccolti in tutto oltre 1500 euro per questa apericena organizzata a Siderno. Madonna del Carmine, una festa di popolo, grande successo per la festa di Maria Santissima del Carmine a Marina di Gioiosa, con processione suggestiva anche sul mare. Vedete l'omaggio alla compatrona di Marina di Gioiosa, Ionica, qui in processione sul mare. Per quanto riguarda ancora il servizio riportato da Cristian Pugliese, indimenticabile il grande concerto di soli musicisti locali in Medi Marina di Gioiosa, straordinaria partecipazione alle celebrazioni dunque della compatrona di Marina di Gioiosa Ionica, con un ampio programma messo in campo dal Comitato per Marina di Gioiosa. Un altro successo dopo la festa di San Nicola. Lasciamo la notizia che riguardava Marina di Gioiosa Ionica, di tempo e previsioni ci occuperemo dopo. Andiamo subito sul regionale per quanto riguarda Gazzetta e vediamo l'apertura subito. Comuni sciolti, cresce la sfiducia. Rizziconi, Tropenni, Cotera torneranno al voto in autunno in un clima di incertezza. In Calabria record di enti azzerati nel 2018, al vaglio soluzioni alternative. Villa San Giovanni e Mandato Riccio tra i pochi municipi, che hanno evitato il commissariamento. E ancora scuole più sicure per gli studenti al ritorno in classe, e questo il punto di domanda quando mancano ormai poche settimane al ritorno
a scuola. Nicolò di Fratelli d'Italia chiede una verifica antisismica. Il Codacons sollecita il rinvio dell'apertura dell'anno scolastico in Calabria. 9 istituti su 10 non sarebbero a norma. E questo il dato che emerge. Nicolò ancora di Fratelli d'Italia ha interrogato la giunta regionale in merito a questo problema molto serio che riguarda gli edifici scolastici calabresi. Regione passerella da 100.000 euro, pubblicato il decreto sulle spese sostenute per promuovere il brand Calabria a Spoleto in Umbria al Festival dei Due Mondi con i fondi europei destinati al turismo. Vedete qui il Dipartimento Turismo nella cittadella di Catanzaro ha decretato l'impegno di spesa per la partecipazione della regione al festival. E ancora, per quanto riguarda le notizie delle pagine Calabria, 8 minuti per pedinare, uccidere e fuggire. Ci occupiamo subito della notizia di pagina 22. Carabinieri e Procura di Vibo ricostruiscono l'omicidio messo in atto da Giuseppe Olivieri il 12 agosto scorso sulla spiaggia di Nicotera. Le fasi del delitto e il killer che si è costituito sono stati ripresi dalla videosorveglianza. Qui vedete il delitto in spiaggia avvenuto qualche settimana fa. Carabinieri della Scientifica accanto al corpo senza vita del 45enne di Limbadi. Qui come vedete l'omicida Giuseppe Olivieri e la vittima Francesco Timpano. Andiamo ad occuparci di Ioppolo, incidente sul lavoro, muore a Ioppolo operaio di Lauria. Carmine Giacoia, di 51 anni, colpito dallo scoppio di un tubo durante le opere di messa in sicurezza di un costone sovrastante la stazione ferroviaria. Immediato il decesso dell'uomo, indagine intanto della Polfer, mentre RFI avvia un'inchiesta interna. Ci sono altre notizie importanti nelle pagine regionali Calabria. Ci spostiamo a Pizzo, il pericolo corre veloce sulla strada statale 18, dove a regnare è il caos. L'ennesimo incidente di domenica a Pizzo riapre il dibattito. Dito puntato, si legge nel sottotitolo, contro gli automobilisti indisciplinati, la mancanza di controlli e soprattutto di manutenzione. Alberi pericolanti a Filadelfia, sulle strade il bosco è ormai inaccessibile. La spiaggia è sporca, ci pensano i turisti. A Parghelia, l'esempio di una famiglia, i coniugi perfetti di Roliano impegnati a ripulire mare e arenile. San Nicola da Crissa omaggia la Barcunata. Il premio istituito dagli amministratori assegnato al periodico fondato da Congiusti. Per quanto riguarda le altre notizie, la cronaca di Reggio e poi lasciamo Gazzetta con lo sport. Rimosse tonnellate di rifiuti dalle strade. Vedete la situazione difficile che vive la città di Reggio Calabria. Prima e dopo la pulizia del muro di spazzatura che si era formato da alcuni giorni da parte degli operatori della società AVR Parcheggi Accessibili, l'attività di rimozione dei rifiuti che ammorbavano l'aria nella zona di Parco Pentimele a Reggio Calabria. Situazione critica senza dubbio nella città dello Stretto. A Modenelle di Arghillà è partita anche la sanificazione dei luoghi sommersi da tonnellate di rifiuti di ogni tipo. L'assessore all'ambiente Giovanni Muraca avvierà le consegne dei kit nei condomini. Per quanto riguarda la denuncia, vedete di spalla, oltraggiata pure la sede del Partito Repubblicano. Continuiamo ancora con altre notizie perché parliamo di sanità. ASP attesa per le decisioni sul direttore generale Brancati. Il direttore ha inviato le controdeduzioni alla Regione Calabria dopo l'avvio della procedura di revoca, chiesto l'invio degli atti sui quali sono state notificate le contestazioni. Tutte le ipotesi in pista. Vedete qui il direttore generale dell'ASP Giacomino Brancati e qui il governatore Mario Oliverio, il commissario al piano del rientro dal debito sanitario Massimo Scura, per una sanità sempre più in affanno nella nostra regione. L'arrivo a luglio della commissione d'accesso antimafia potrebbe far bloccare il procedimento. Andiamo direttamente allo sport e completiamo con Gazzetta del Sud e poi ci occuperemo nella seconda parte subito del quotidiano del Sud con tantissime notizie. L'Inter medita il riscatto ma Nainggolan fa discutere. Sabato intanto
intanto altre gare importanti per la seconda giornata, si apre con Juventus e Lazio alle ore 18. Le calabresi, Cosenza e febbre da debutto, il Cosenza esordirà sabato, cresce l'attesa per il battesimo in Serie B della squadra di Piero Braglia. Precedenti sfavorevoli in casa dei marchigiani, solo una vittoria in Coppa Italia. Vuole iniziare col piede giusto il Cosenza. Questa avventura in Serie B si gioca ad Ascoli, la prima gara di campionato. Il Crotone va alla scoperta invece di Väisänen, eccolo in questa foto, il forte difensore acquistato dai pitagorici. La Vibonese va a completare il centrocampo con l'arrivo in prestito di Collodel dal Novara. Il Rende prova a tenere alta la tensione, domani altra amichevole invece con il Soriano. Qui molto concentrato il giovane allenatore del Rende, Modesto, ex giocatore tra l'altro sia del Cosenza che della Regina. A proposito di Regina, Taibbi lascia la porta aperta, ora vorrei la ciliegina sulla torta, si è mosso bene sul mercato l'ex portiere amaranto, adesso direttore sportivo. Massimo Taibbi potrebbe riservare un'altra sorpresa in questo finale di mercato. Qualcosa faremo, Montini e Ripa, inavvicinabili, costi onerosi, dice il direttore sportivo amaranto. Fa il punto intanto delle trattative e sulle prospettive di quello che sarà il nuovo campionato della Regina affidata a Roberto Cevolo. Abbiamo costruito, dice Taibbi, una buona rosa in grado di affrontare la stagione obiettivo, sarei felice dei playoff. Per quanto riguarda il Catanzaro, sarà Zanini a fare spazio a Favalli. Il Jolly è destinato a partire, molto probabilmente andrà alla Ternana. Non ci sono altre notizie importanti, lasciamo Gazzetta del Sud, che era la nostra prima testata calabrese, che abbiamo analizzato con quelle che erano le notizie più importanti del giorno. Inizia la seconda parte, non prima di avervi ricordato che questa è la prima pagina di informazione che stabilmente vi offre Telemi ogni mattina in diretta, con quelli che sono i fatti più importanti riportati nella nostra edicola digitale. Siamo in diretta, la mortale, ci spostiamo subito a pagina numero 2. Oggi il dissequestro delle salme, il prefetto sostegno a famiglie, vedete questo virgolettato. Il bilancio definitivo, lo abbiamo detto già prima, è di 10 vittime, 11 feriti e 23 salvati. Civita, dramma alle gole del Raganello, i funerali nei rispettivi luoghi d'origine. Poi vedete alcune delle vittime, Gianfranco Fumarola muore e salva le figlie, la moglie è di Vaccarizzo. E ancora Maria Marrazzo, il coniuge e figli feriti, deceduto, legale napoletano. E Paola Romagnoli, bergamasca, lavorava in Francia come ricercatrice. Altri, vedete altre foto, Antonio Santapaolo e Carmela Tammarro, i due coniugi campani, lasciano due figli. E poi le due ballerine amiche inseparabili, Claudia Giampietro e Miriam Mezzolla. Carlo Maurici e Valentina Venditti, i fidanzati romani, e le vacanze in camper. Per quanto riguarda sempre la tragedia sul Pollino, De Rasis, la guida calabrese è tradita dalla sua passione e di Cerchiara, ed era tra i soccorritori all'albergo di Rigopiano, l'abitazione di De Rasis in questa foto, e qui Antonino De Rasis. Ancora per quanto riguarda le altre notizie relative alla gita mortale, Civita tradita dal suo tesoro, piomba in un silenzio irreale. La giornata vissuta dal piccolo borgo del Pollino, il Raganello, ha portato morte e dolore anziché ricchezza, ma non lo abbiamo rispettato. Vedete forze di polizia curiosi e soprattutto colleghi giornalisti davanti al municipio di Civita, diventato in queste ore la sala operativa della macchina dei soccorsi, dove si è svolto il comitato di ordine e sicurezza a cui hanno partecipato anche il prefetto di Cosenza Paola Galeone e il ministro dell'ambiente Sergio Costa. Continuiamo, altri approfondimenti in 122 a cercare segnali di vita. Zanfei di Soccorso Alpino Calabria, abbiamo lavorato senza sosta, dice. Per la prima volta ho dovuto recuperare un cadavere, un altro virgolettato, la testimonianza è di Sara, una delle soccorritrici, si cerca solo di essere utili. Vedete, donne del Soccorso Alpino a Civita. E poi l'intervista ad Angelo, bene il sistema dei soccorsi, da 5 giorni l'aria del torrente rientrava nelle zone di allerta della Protezione Civile. Qui Luigi
Luigi D'Angelo e direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dipartimento della Protezione Civile. Ancora gita mortale perché dedica tantissimo spazio il quotidiano del Sud e oggi, come ieri tra l'altro, in arrivo i primi indagati, polemiche intanto sulle escursioni acquisiti dei documenti. Qui vedete il frontespizio del protocollo che dovrebbe regolare l'accesso alle gole. E poi ancora testimonianze, il sopravvissuto, l'onda è montata in pochi istanti. Proseguiamo, il ministro Costa, Civita, stanchi di piangere morti, ha detto a chiare lettere il ministro Costa, e assicura piena luce sulle responsabilità amministrative e penali. Gli ultimi tre dispersi sono stati ritrovati e questa è la buona notizia. Qui l'arrivo del ministro Sergio Costa, Civita. E ancora il governatore Mario Oliverio proclama il lutto regionale, oggi bandiere a mezza asta dopo la tragedia del Raganello in cui hanno perso la vita 10 persone. Il presidente della regione Calabria Oliverio ha proclamato per oggi il lutto regionale con l'esposizione delle bandiere a mezza asta in tutti gli uffici regionali. Ritengo doveroso, dice il presidente della regione, in presenza di una tragedia così rilevante come quella delle gole del Raganello, di disporre per la giornata di oggi il lutto regionale con l'esposizione delle bandiere a mezza asta, e quanto afferma in una nota stampa il governatore. A Castrovillari, Alto Monte, rinviate molte manifestazioni per cordoglio. E ancora lo strazio, non capisco perché mi è successo questo, il racconto dei genitori di Miriam, la ballerina di Taranto. Catanzaro, vigile del fuoco in partenza, ma il mezzo resta in panne, bloccati nei pressi di Altiglia. Nella tragedia di Civita c'è spazio anche per delle polemiche, o per meglio dire delle denunce, tanto particolari quanto significative, che concernono lo stato di salute dei mezzi di soccorso nella nostra regione. Non sempre in buona salute questi mezzi di soccorso, poco controllati. Cambiamo argomento, adesso apriamo le pagine regionali Calabria, prima dei temi locali dove ci occuperemo soprattutto delle dimissioni del sindaco di Ardore, ma prima Catanzaro. Ponte Bisantis, stabilità blindata. Ottima la risposta dei test sulla resistenza di compressione dei calcestruzzi. ANAS rassicura sulla tenuta del viadotto e sullo stato dei lavori di manutenzione. Vedete qui in questa foto il tavolo tecnico di ieri tra amministrazione comunale e ANAS sul viadotto Morandi di Catanzaro. Ci occupiamo di morti bianche, il titolo è di centropagina. Operaio morto per un'esplosione, la vittima si chiamava Carmine Giacoia, 51 anni, originario di Lauria, notizia riportata anche da Gazzetta, l'abbiamo letta in precedenza. La tragedia a Gioppolo, nel Vibonese, l'uomo era al lavoro sulla rete ferroviaria. Delitto della spiaggia, Olivieri, un omicidio nel nome del fratello, i particolari, birra e sigaretta prima degli spari. Qui vedete Giuseppe Olivieri che ha colpito a morte, timpano, a Nicotera in spiaggia. Il personaggio, la Calabria piange, Mario Congiusta, siamo a pagina 9, il ricordo, l'ultimo saluto a Mario Congiusta, si era battuto per sapere i nomi dei killer che uccisero suo figlio, è morto dopo un periodo di malattia, oggi saranno celebrati i funerali a Siderno. I funerali sono stati fissati per questa mattina alle ore 10:30 presso la chiesa di Maria Santissima di Porto Salvo, collocata di fronte la principale piazza della città di Siderno. Un manifesto comune a tutti gli altri, listato al lutto con l'annuncio che è morto Mario Congiusta e l'indicazione che è il papà di Gianluca, indica l'ora della celebrazione del funerale. Ieri mattina Siderno si è svegliata senza l'uomo che ha lottato fin dalla notte del 24 maggio 2005, quando suo figlio, il giovane Gianluca Congiusta, è stato intercettato a bordo della sua BMW da uno o più killer ed è stato ammazzato. Oggi l'ultimo saluto dunque a Mario Congiusta, lo tributerà la città di Siderno e tutti i suoi amici. La burocrazia e la volontà di fare, Umberto Broccoli sul tema Riace, la staffetta per Riace, con questi progetti ormai al capolinea. Crotone, barca a vela con 65 migranti incagliata vicino la riva, un'imbarcazione a vela si è incagliata ieri in località Irto, in zona Capo Colonna a Crotone. A bordo c'erano 65 migranti, l'ennesimo sbarco della Speranza. Concorsone, le vere vittime del caos, l'avvocato Valente non ha dubbi, vogliamo ripresentarci. Illegale degli esclusi, le capacità e le competenze sono state mortificate, ed è qui l'avvocato Stefania Valente.
Per quanto riguarda il quotidiano del Sud, ci occupiamo subito di quelle che sono le altre notizie, soprattutto la Grecanica in primo piano che anticipa tra poco i temi di Locride e Piana. Motta San Giovanni, sicurezza, il cemento per i colanti. I vigili del fuoco intervengono sulla 106 a Lazzaro, al lavoro sul ponte dopo le ripetute denunce del referente unico Ancadic. Vedete qui l'intervento dei vigili del fuoco. A Bova Marina hanno visto la luce 150 piccoli esemplari di caretta caretta emersi da due nidi predisposti e recintati dai volontari. Ancora a Motta San Giovanni, discarica di Comunia a Lazzaro, tutte le domande di Mallamaci. Vedete Domenico Mallamaci, gli interrogativi del consigliere di minoranza. Che fine ha fatto la commissione speciale? E questo è un po' il punto di domanda. Merito Portosalvo, il consiglio comunale si riunisce oggi pomeriggio per il riequilibrio del bilancio dopo la diffida da parte del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, che appare in questa foto. Il consiglio comunale, dopo la nomina del nuovo revisore dei conti per i trienni 2018-2020 Gerardo Giaconte e la diffida del prefetto Michele Di Bari, si riunisce questo pomeriggio per procedere all'approvazione del riequilibrio di bilancio. Siamo già alla Locride, subito a Ciminà, maiali e frugano tra i rifiuti per strada, cassonetti traboccanti di immondizie e sacchi di spazzatura riversati per terra, spettacolo di inciviltà e scempio ambientale. Località Moleti, posti picnic ferragostani, vedete com'è la situazione con alcuni maiali che frugano tra i rifiuti abbandonati in una micro discarica a cielo aperto a Villaggio Moleti. Bovalino, da Sindona agli attentati del 93, ecco la Repubblica delle stragi, presentazione del libro con i giudici Spinosa e Paci, qui Gaetano Paci. Ancora Brancaleone, Agostino Belcastro sull'argomento, dopo le cure al centro recupero Nazareno può tornare in mare. Caretta caretta salvata nello stretto, aveva ingerito plastica e lenza in nylon, vedete la tartaruga marina soccorsa. Ionica ancora, il progetto occasione per lanciare l'enoturismo. Lo dicevamo a sorpresa, Grenci rassegna le dimissioni. Senza dubbio la notizia più importante nelle pagine della Locride, una decisione del tutto inaspettata dettata da problemi di salute. Il saluto del sindaco Lascio, consapevole di aver compiuto ogni sforzo per una guida dignitosa. Rassegnato le dimissioni il sindaco Giuseppe Maria Grenci, questa decisione meditata e maturata in questi ultimi tempi nasce principalmente da un inatteso mio problema di salute, esordisce così il cardiologo ardoresese che, data la natura e la gravità della patologia che lo sottende e dei suoi risvolti futuri, di fatto, sottolinea ancora Grenci, impedirà a breve e condizionerà per un certo tempo la mia presenza, partecipazione ed attenzione costante e doverosa alla vita istituzionale e politica del comune. Qui vedete il municipio di Ardore e il sindaco dimissionario Giuseppe Grenci. Auguri naturalmente a Grenci, al dottore Grenci e soprattutto auguri alla città di Ardore. Monasterace, in mostra sul lungomare i cani più belli e più simpatici. Il lungomare di Monasterace ha ospitato la prima edizione della mostra amatoriale canina condotto da Mimmo Bova. Casignana, giornata mondiale dell'infinito alla Villa Romana di Contrada Palazzi, celebrata la ricorrenza. Dissertazione tra i concetti di tempo e spazio, istante ed eterno. Vedete il tavolo dei relatori a Monasterace, grammatica dell'arte nel libro di Coluccio, la presentazione. Non ci sono altre notizie, l'unica pagina della Piana ci porta direttamente ad Elianova, il mondo interiore di Mimma, presentazione del libro Tra le pieghe del tempo del Licastro Minniti. L'autrice racconta la sua esperienza di vita in un'opera autobiografica. E ancora Palmi, dalla giunta l'ok al progetto per valorizzare la Marinella, si punta a ottenere un finanziamento di 1,5 milioni di euro. Ancora cronaca, controllo a tappeto dell'arma, un arresto e svariate denunce, e il gruppo di Gioia Tauro che ha rinvenuto 12
armi, 200 munizioni, 5 kg anche di marijuana. Melicucco, bando per anziani e disabili, prevista l'assistenza domiciliare per quanto riguarda un nuovo progetto che partirà a breve a Melicucco. Brevissimo tempo ci sarà dunque un servizio di assistenza domiciliare ad anziani e soggetti portatori di handicap. Taurianova, violenza sulle donne, dibattito invece in piazza questa sera con inizio alle ore 21. La pagina di Vibo, comune per quanto riguarda Vibo, ambiente, casella ancora vuota. Mentre crescono le proteste di cittadini e imprenditori, la politica è ferma al palo. Il sindaco deve ancora completare la giunta con la poltrona più calda. Vedete qui in questa foto il sindaco di Vibo, Valencia Elio Costa, alle prese con il completamento della sua giunta comunale. Lasciamo la pagina di Vibo, anche oggi ci sono le pagine estate con gli ultimi grandi appuntamenti di quest'estate 2018. Siamo già allo sport. La Juventus aspetta Dybala, non ancora in forma. Dybala potrebbe essere insieme a Cristiano Ronaldo il grande protagonista della stagione bianconera. Mandzukic e Costa, la concorrenza è alta. Intanto Pjanic ha rinnovato il contratto fino al 2023. Rimane Pjanic dunque alla Juventus. L'Inter per ripartire serve Nainggolan, e parliamo delle calabresi. Cosenza, Verona a Benevento, e questo è il punto di domanda. L'esordio casalingo lontano dal Marulle è ormai una possibilità concreta, e lotta contro il tempo mentre la squadra prepara la prima di Ascoli. Si stanno svolgendo dei lavori importanti nello stadio Marulla di Cosenza, per cui è probabile che l'esordio il Cosenza lo giocherà a Benevento. A Crotone c'è un grande gruppo dopo gli ultimi arrivi, ci crede dunque il Crotone, ci crede la società, e Giulio Sepe il primo abbonato, tanti tifosi in fila per rinnovare la tessera. Intanto qui Väisänen, il forte difensore finlandese, sono importanti le sue prestazioni questa stagione. Regina, le ambizioni crescono con l'arrivo dell'attaccante San Domenico, gli Amaranto migliorano in fase offensiva. Vedete qui il tecnico della Regina, Roberto Cevoli, si aspetta tantissimo dai suoi. Taibbi non si ferma, il direttore sportivo, e punta su Montini e Ripa domenica in Coppa intanto con il Siracusa. C'è ancora il mercato d'eccellenza, tenere banco Paolana e Cotronei a segno, preside Rose e Godano. La Coppa si gioca domenica, i calendari entro sabato, sono le decisioni del consiglio direttivo della Serie D. Chiudiamo con il colpo Catanzaro preso Favalli, in uscita Zanini, a Nordi Onescu e Van der Sveg proposta una buona uscita. L'esterno di centrocampo arriva intanto dalla Ternana, contratto biennale per lui. Vedete qui l'esterno mancino di centrocampo Alessandro Favalli, figlio d'arte tra l'altro, il padre giocava con la Lazio. Vibonese in difesa ufficiale l'arrivo di Riccardo Maciucca, per l'attacco si segue l'Abanese Cani. Per quanto riguarda la Serie D, vedete, si parla della Città Novese adesso sotto con la Coppa, ma prima ecco l'impegno amichevole di domani con il Bocale. Non ci sono altre notizie importanti, ci fermiamo qui, non vediamo aggiornamenti neppure sul nostro portale per quanto riguardava le notizie dell'ultima ora, portale che voi potete tranquillamente tenere d'occhio 24 ore al giorno per essere sempre aggiornati in tempo reale insieme ma le nostre pagine Facebook. Siamo stati in diretta su Facebook per tutto il mondo, ma soprattutto in diretta sul canale 85 di Telemia per tutta la regione. Ci ritroveremo domani alle 13.30, da non perdere la nostra prima edizione del TG News con tutti gli altri fatti più importanti della giornata. Grazie per averci anche oggi preferito, a tutti voi una serena e felice giornata di estate, arrivederci.
centro medico gastroenterologico e polispecialistico Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela. A Locri, la nuova struttura realizzata in veste moderna e secondo gli standard più attuali in materia sanitaria. È centro di eccellenza in endoscopia, dotato di adeguata sala endoscopica ed ecografica e di ogni comfort. Con strumentazione all'avanguardia è possibile seguire in videoendoscopia, gastroscopia, rettocolonoscopia, polipectomia endoscopica, esami endoscopici in sedazione. Inoltre, endoscopia con videocapsula, primo ed unico centro in Calabria. Ecografia, ago aspirato, eco color Doppler. Endo Studio del dottor Giuseppe Cautela, via provinciale, contrada riposo, a Locri, la scienza medica al servizio del paziente. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare, è dotata di ogni comfort tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità, è autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini, cabaret, serate karaoke e balli di gruppo, animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Locri e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324-69-077-28. Devi completare il tuo tetto? La scelta giusta è Raffaele Pezzano, installatore gronde. Inoltre, realizza strutture e coperture metalliche, lamierati e lavorati in rame, alluminio e acciaio inox. Raffaele Pezzano esegue piegature di lamierati fino a 6 metri senza giuntura. Tante squadre per realizzare un unico obiettivo, quello di soddisfare le esigenze del cliente. Raffaele Pezzano, da due generazioni, esperienza e qualità. Inoltre, si eseguono lavori con piattaforma aerea fino a 19 metri, anche a noleggio con operatore. Raffaele Pezzano. Temi Energy, l'energia alternativa direttamente a casa tua. Fotovoltaico, la nuova frontiera dell'energia solare. Il solare termico, l'energia gratuita fornita dal sole per scaldare acqua e casa. Eolico, altra frontiera di energia alternativa. Inoltre impianti di climatizzazione e riscaldamento senza emissioni di CO2 nell'aria. Materiale elettrico e sicurezza, illuminazione a LED, bioedilizia e pellicole per vetri. E mobility, scooter e bici elettriche. Temi Energy, contrada riposo a Locri. La vita è tua.